Eccoci qua, ragazzi, e bentornati sulla pagina di Manga TV. Siamo pronti alla live del lunedì sera. E anche se oggi siamo in forze ridotte, non ci fermiamo qui. Quindi ho deciso comunque di venire io in live e quindi di andare avanti con la nostra pagina e il nostro gruppo. Quindi stasera parleremo veloce, quindi è una live piccola, breve, quindi parleremo delle ultime uscite. Quindi, visto che sono qui da solo, se qualcuno vuole commentare possiamo parlarne assieme e quindi direi di cominciare. Come prima cosa che vi voglio portare è un po', se ne parla da un po', quindi su Panini e sono le Steelbooks. Le Steelbox ovviamente sono un prodotto Panini che a mio parere piace molto anche. Questa piccola scatola in metallo dove contiene il primo numero del manga. Ovviamente, ultimamente sappiamo tutti che gli aumenti hanno inciso parecchio, quindi c'è chi è contento di prenderla, c'è chi non è contento, quindi vabbè, purtroppo sappiamo che in fase di tutto sta aumentando. Quindi lo so che il prezzo è limitato, se non sbaglio, da 19,90 a 24, se non erro. Infatti c'ho sotto qua il prezzo 19,90, quindi lo so, è comprensibile, però purtroppo se si vuole un prodotto Panini e piace si deve pagare. Ovviamente questo non riguarda solo le Steelbox, ma anche altre categorie, quindi sappiamo anche le variant. C'è stato ultimamente un bel incontro per potersi aggiudicare magari delle variant limited, numerate, eccetera, eccetera. Quindi direi di procedere subito alla prima. Quindi voglio farvi vedere la mia Steelbox. Quindi eccola qua. Questa qui è una di Assassination Classroom. E ovviamente questa è aperta perché ero forse una delle prime che prendevo, quindi ero un po' curioso di sapere cosa c'era al proprio interno e quindi stasera ho deciso di portarvi prima questa. Ovviamente ne sono uscite nell'arco dell'anno parecchie e quindi poi vi farò anche vedere quelle che sono uscite nell'arco dell'anno fino adesso. Ovviamente tra qualche giorno ne dovrebbe uscire un altro, se non ricordo male, e mi sembra che se non mi ricordo, di Kingdom Hearts. Ovviamente lì è molto strana la cosa perché io possiedo il fumetto e la grandezza del fumetto non è piccola, quindi so che è un formato più grande e quindi sono curioso di vedere come fanno a farcelo stare dentro lì. Ovviamente immagino che lo faranno con le misure da manga, insomma. Allora, possiamo provare a vedere cosa troviamo all'interno. E se si giustifica magari il prezzo della Steelbox. Ovviamente adesso procedo all'apertura, inquadro con la telecamera successiva. Ok, all'interno di questa qua troviamo questo. Ovviamente troviamo, penso, un adesivo, se non erro, vediamo esattamente. Sì, ovviamente cercherò di farvi vedere il meglio possibile. Poi abbiamo una bella cartolina, sempre del manga, e poi ovviamente il manga che penso che non sia completamente uguale a quello standard, ma specificato. Vediamo se si riesce a vedere. Steelbook Collection. Quindi a questo manga ancora lo devo leggere. Quindi l'ha letto forse mio figlio, dice che è bello. Ovviamente lui ha visto l'anime e sappiamo che è uscito anche l'anime, si può vederlo tranquillamente su Netflix. Quindi per chi non è interessato alla lettura può procedere a guardarsi l'anime. Ovviamente fisicamente la Steelbox si presenta bella, negabile, tutta in metallo, ovviamente con tutti i loghi al suo esterno, quindi marchio Panini. Vediamo se riusciamo a inquadrarlo. Ovviamente qua la telecamera è difficile, quindi mettiamo di nuovo qui da poterlo far vedere ancora.
Ovviamente è un prodotto, a mio parere, a me piace, anche se è comprensibile che magari il prezzo, col cambiamento del prezzo, può storcere, molti possono storcere il naso. Purtroppo, quando si vogliono dei prodotti della Panini, salutiamo il nostro Antonio Pinto. Buonasera, Antonio. È così, quindi sappiamo che non è solo in questo prodotto, ma anche in altre cose. Quindi adesso vi ne farò vedere qualcun altro, diciamo quelle che sono uscite durante l'anno. Vi faccio vedere anche questa. Alita è l'ultima che è uscita. Ovviamente questa qui è sigillata, ancora non ho avuto occasione di aprirla. Poi vediamo questa qua. Spy Family. Ovviamente non posso dirvi cosa si trova all'interno perché sono tutte sigillate, a parte quella che vi ho fatto vedere all'inizio. Andiamo solo Enter. Abbiamo, ovviamente questa qui l'apprezzo molto di più perché a me Boruto, il manga è piaciuto, sto continuando a leggerlo e quindi questa qua l'apprezzo anche se non l'ho aperta. Ecco, queste qui sono le, diciamo, quelle che sono uscite fino adesso da parte di Panini. Quindi adesso dopo domani dovrebbe uscire esattamente la sesta Steelbox e niente. Quindi sapete che dopo domani potrete, se siete interessati, acquistarla. Ovviamente sul link del sito Panini. Ok, vi ho parlato di questa uscita qua, a me è piaciuto, quindi lo ribadisco, e quindi andrei avanti per la nostra piccola live che stasera tengo io. Vi ricordo, mi raccomando ragazzi, di andare sulla nostra pagina e sul nostro gruppo, mettere un bel mi piace e seguire tutte le nostre rubriche. Vi ricordo anche il nostro mitico sponsor, Daniele Mutidavi, quindi sapete che è il nostro sponsor, quindi se volete, se siete iscritti alla pagina potete acquistare da lui e quindi usufruire del suo sconto, quindi per una somma di 50 euro avete un 10% di sconto, se superate il 50 euro di acquisto avrete diritto al 15%. Ok, direi di andare avanti, anche se qui vorrei un attimo prepararmi alla prossima uscita. Questa qui la trovo molto bella, forse l'avevo fatta vedere settimana scorsa, quindi ci prepariamo. Questa qui non può, questa sarà difficile da far vedere, vediamo se riusciamo, anche se sai che c'è da stare un po' più indietro. Vediamo se la telecamera inquadrare. Ok, adesso è difficile prendere perché veramente, ragazzi, è gigantesca. Quindi si fa veramente fatica a inquadrarla. Questa qui, ovviamente, molti la conoscono, molti la volevano, non tutti siamo riusciti ad acquistarla. Io ho avuto la fortuna di averne presa una copia di Silver Surfer. Ovviamente è una limited, ha 285 esemplari, disegnata ovviamente e ritoccata dal nostro signor Castellini. Vediamo vederla meglio. Ovviamente, che dire ragazzi, è gigantesca. So che l'avevo misurata, forse erano 35 centimetri, i disegni sono veramente stupendi, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa, non è facile. Utilizzando la mia telecamera supplementare. Vediamo se riusciamo a farvi vedere qualcosa, non è semplicissimo. Ovviamente posso dire, ragazzi, che è veramente eccezionale. Questa qui è davvero bella. Ovviamente il prezzo era 39 per la Limited, quindi firmata ovviamente da Castellini. Quindi se volete vedere dove è firmato, ovviamente è differente dalle altre. Ha una
Vediamo se riusciamo a farla vedere. Ecco qui, è firmata da Castellini, vedi, questa è la mia copia della 161. E cosa dire, ragazzi, per chi la voleva, ovviamente era qualcosa di veramente bello da avere nella propria collezione. Ovviamente io quando l'ho acquistata ero lì, posso dirvi che è stato faticoso, quindi penso che in 7 minuti non ce n'erano più. E la notizia più bella è stato che Panini ha deciso di non stare attenta alla propria vendita di questa variant. Semplicemente ha fatto acquistare a più persone e poi molti di voi, purtroppo con mio dispiacere, si sono ritrovati con una mail dove informavano che c'è stato un eccessivo acquisto di questa variant, ma non c'era disponibilità. E quindi si è ritrovata il rimborso e quindi niente. E quindi spiace, purtroppo, per chi non è riuscito ad averla. Si sa che c'è una bella diatriba a riguardo, perché molti l'acquistano per poi poterla rivendere. Purtroppo questa cosa è molto brutta, ma sappiamo che il mondo è fatto così. Quindi si tende a voler acquistare prodotti e portarle via a persone che la desiderano veramente, e poi rivenderla a queste persone che magari la desiderano a dei prezzi ovviamente maggiorati, e non di poco. Vi posso dire che quando è stata venduta era già su eBay a cifre che si partivano dalle 500, poi la gente ragionando, questi venditori hanno abbassato il costo fino ad arrivare forse a 150 euro. Ovviamente questo dispiace, perché molti la volevano, però purtroppo sappiamo che il mondo è fatto così. Niente, direi che procediamo, continuiamo in aria. Ovviamente saluto i soliti nostri amici che ci seguono, quindi il dottor Steven. Ciao Steve, grazie di esserci. Oggi purtroppo sono da solo, quindi nessuno, ovviamente i miei soci hanno avuto degli impegni che non potevano ovviamente rinunciare, quindi ho detto, ma perché non andare in live da solo, fa niente, tanto la pagina di Manga TV comunque va avanti, se non è con uno c'è sempre l'altro a portarla avanti. Ok, io vado avanti con quelle piccole acquisti che avevo fatto nel tempo, e ovviamente c'è un'altra variant che era più facile da averla, e direi di presentarvela subito. Questa qui è ovviamente, a mio parere, è anche un po' più bella, e vi dirò il perché. Allora, vediamo cosa dice il nostro dottore, grandissimo. Sto mettendo a posto collezioni fumetti dopo le ferie. Allora, sulle ferie non vorrei commentare, perché io ho avuto la fortuna di vedere le tue foto ed eri un pochino da invidia, visto che eri in un posto bellissimo, ovviamente in buona compagnia. Hai fatto benissimo a rilassarti, perché poi sappiamo tutti che abbiamo un anno sempre lunghissimo di vari impegni, e quindi ci sta avere il meritato riposo. Fai bene a mettere a posto la collezione, perché ci sta sempre un po' di ordine, e infatti anch'io prima o poi dovrò fare ordine, perché non ho tanta voglia di metterci le mani, perché le nostre action figure, quando le tocchi, tendono a fare la fine dei birilli. Allora, questa qui ce l'ha il dottore, so che l'ha acquistata anche lui, e direi di andare subito a vederla. Ecco, aspetta che posiziono un pochino meglio, perché ho spostato la telecamera. Vediamo se riusciamo. Eccolo qua. Eccola qui, questa qui è un altro, penso, capolavoro. Ovviamente questa qui, anche questa è una variant, che ho avuto la fortuna di riuscire a acquistare. Ovviamente di questa ce n'erano 500 esemplari. Il primo volume dove raccoglie i primi 6 episodi del fumetto di Predator. Ovviamente la copertina è disegnata dal nostro grandissimo Gabriele Dell'Otto. Quindi anche questa è ovviamente numerata, ce ne sono 500 esemplari. Ovviamente il nostro dottore dice che è figata, perché anche lui, se non erro, se mi dai conferma, anche tu dovresti possederla. Ovviamente la copertina è leggermente serigrafata, quindi sempre in cartone. Allora, spostiamo la telecamera qua davanti. E ovviamente, cioè, ragazzi, cioè,
si può dire? Fantastica, cioè veramente qui Gabriele, a mio parere, ha fatto un ottimo, ottimo lavoro. Infatti, facciamo vedere da dietro che è sempre difficile inquadrare, se vedete 500 copie e la mia, ovviamente, perché è più bella? Perché questa, a mio parere, è proprio firmata da lui. Anzi, è firmata da lui, quindi faccio subito vedere, vediamo sull'altra se si riesce a far vedere meglio. Eccolo qua. Questa, a differenza di quella di Castellini, è firmata proprio a mano da lui e non con un adesivo serigrafato, firmato ovviamente da Castellini e poi appiccicato sulla propria variant. Quindi anche questo non vedo l'ora di leggerlo. Ovviamente sono un po' in arretrato perché ho talmente tanta roba da leggere, stare dietro a tutto non è facile. Quindi vediamo, il dottore dice ho la numero 64. Ci sta, io ho la 58, giusto? Se non erro, non me la ricordo neanche. 58, quindi eravamo tutti lì. Anche questo qui è un piccolo capolavoro, ovviamente ha un valore, io lo considero più un valore affettivo che un valore economico, non mi interessa. Noi collezionisti non guardiamo proprio il lato economico, a noi ci interessa la bellezza e avere questo pezzo unico. Anche qui, per l'acquisto di questa variant era un po' più facile, ovviamente il numero era maggiore e poi non c'era un grande flusso nell'acquisto di questa variant, però anche questa ovviamente non è durata molto. Quindi, e queste sono le uscite che ho acquistato da farvi vedere e vediamo se riusciamo a vedere altro. Io ho portato anche un'altra che a me piace molto, anche se devo ancora iniziare, ma esteticamente era veramente molto molto bella. Questa qua ovviamente ringrazio in prima persona il nostro Daniele Multidavì perché me l'ha procurata lui e direi di passare a farvela vedere. Questa qui merita anche questo Leo. Questa, vediamo se riusciamo a inquadrarla un pochino meglio. Ok, per chi non la conosce, questa qui è Wolverine le origini, un bel malloppo a voglia di leggere. Ovviamente la copertina dice tutto, è veramente bellissima, color oro con la mano con i segni da dove escono gli artigli di Wolverine, veramente ragazzi, questa è veramente bella bella. Quindi se uno vuole iniziare Wolverine è l'ideale. Infatti io non l'ho ancora letto perché ho molte cose che non ho ancora letto perché sto proseguendo con i miei manga, le mie varie serie e quindi sono un po' indietro. Ovviamente contiene i primi 6 capitoli della serie delle origini e i primi 5 delle origini 2. Quindi faccio vedere giusto qualche disegno, vediamo se riusciamo a vederlo senza distruggerlo. Ci tengo a non distruggere le mie cose. Ovviamente, come al solito, Marvel non si smentisce mai, i prodotti sono sempre molto molto belli. Quindi vediamo se riusciamo a girare qualche pagina da farvi vedere. Vediamo, è innegabile. Sappiamo benissimo che Marvel e anche DC fanno sempre degli ottimi prodotti. Vediamo cosa dice il nostro dottore. Ecco, questo te la invidio. La troverò, spero, sì, penso di sì. Magari si chiede a Daniele. In qualche modo riesce a procurarti la copia. Ovviamente, se vuoi iniziare la lettura di Wolverine, Daniele diceva che questo è ottimo, ottimo per iniziare. E niente, ragazzi, vi ho fatto vedere un po' di cosine, ce ne sarebbero altre da farvi vedere. Vediamo se riusciamo a vedere qualcos'altro che ho già a portata di mano. Ma sì, dai, qualcos'altro qua dietro. Vi faccio vedere il mio manga preferito. Stasera facciamo un po' così, faccio
raccolta della mia roba dietro per fare la live di stasera. Quindi, ecco, adesso vi faccio vedere il mio preferito in assoluto. Vediamo se riusciamo a inquadrarlo. Questa qui è un'altra mitica raccolta. Vediamo se riusciamo. Questo qui è un manga, Mary Grave, è il mio preferito in assoluto, a me piace tantissimo. È una storia formata da 5 volumi, se non erro, adesso non vorrei dire stupidaggini, adesso lo apriamo e lo vediamo. E questo veramente, a mio parere, merita tantissimo. A me piace tantissimo, è il mio preferito. È una storia ovviamente autoconclusiva con questi 5 numeri e quindi io veramente ve la consiglio. Andiamo a vedere un attimo cosa troviamo all'interno. Ovviamente cassetto. 5 numeri, eccolo qua. Veramente questo qui è un bellissimo manga. Non voglio spoilerare, ma questo qui veramente merita. Parla di questo ragazzo che va in giro con una bara all'interno dove c'è sua moglie e cerca il modo di riportarla in vita. Ovviamente non voglio aggiungere altro perché sennò rischio di spoilerarvelo e veramente questo qui a mio parere a me piace molto e merita di essere letto. All'interno ci sono ovviamente i 5 volumi, come vi avevo detto, ovviamente numerati. Quindi non si scappa. Eccoli qua. Quindi ci sono tutti i 5 numeri. Ovviamente non è facile recuperare questo box. So che Christian l'aveva cercato, ma non si trovano. Magari si trova usato, però sappiamo che in qualche modo con le ricerche, in qualche modo si riesce sempre magari a ottenere qualche risultato. E questo qui, veramente Mary Grave, io ve lo consiglio altamente. Ok, abbiamo parlato un po' di queste uscite. Vediamo cosa dice il dottore. Mai letto, sembra Demon Slayer con la sorella nello zaino. è vero, hai ragione. Però io ti posso garantire, ovviamente ognuno ha i propri gusti, quindi potrà capitare che abbiamo gusti differenti, quindi io ti dico che è bello, ma poi magari a te o ad altre persone magari non è piaciuto. A me devo dire che è piaciuto tantissimo. Ovviamente questo qua è uscito prima di Demon Slayer, quindi non gli ha rubato l'idea. Quindi la storia e la trama mi piacciono di più. Quindi te lo consiglio, è molto bello. Ok, vediamo se riusciamo a recuperare qualcos'altro. E questa invece, anche questa è una serie che ho appena iniziato, deve ancora uscire il 2, ma merita. È divertente, perché questa qui è per le Rockstar, ovviamente. Vediamo se riusciamo a farlo vedere di qua. Questo qui è un altro manga che è di nuovo, Guita Shop Rose. Ovviamente è uscito solo l'uno. Io ho preso la versione dove al suo interno trovavi il plettro. E devo dire che anche questo all'inizio parte un po' così. Parla di questi due ragazzi che ovviamente stranamente si chiamano Malcolm e Angus. Hanno questo negozio che riparano strumenti musicali. Ovviamente hanno una visione tutta loro della riparazione, non è che se tu arrivi lì e glielo chiedi e loro dicono sì, non c'è problema, te lo ripariamo. Hanno sempre una visione, deve esserci un motivo, eccetera, eccetera. Finché non conoscono questa, entra questa ragazza, questa ragazzina, e da lì inizia il loro legame, e ovviamente non voglio aggiungervi altro. Aspettiamo il 2 per poterlo leggere, però. Per chi è amante della musica, ovviamente ci sono degli aneddoti sulle chitarre e quindi sui gruppi, e quindi per chi è un rocker è molto interessante. Ovviamente è uscito solo l'uno, sto aspettando il 2 e quindi c'è da aspettare. E niente,
Vediamo, siamo a quasi una mezz'oretta di live, quindi qualcosina l'abbiamo visto. Adesso vediamo se riesco a trovare qualcos'altro da farvi vedere. Qualche altra collezione. Vabbè, dai, questo è un altro. Molti lo volevano, ma anche poi non è stato facile trovarlo. Vediamo se riesco a non distruggerlo. Vediamo. Eccolo qua. E questo qui è un altro. È la prima uscita delle Tartarughe Ninja Deluxe Volume 1, che veniva ovviamente presentato con il cartone della pizza. Anche questo voglio ringraziare il boss Christian, che è riuscito a farmelo avere al prezzo di vendita, e ovviamente con nessun supplemento, perché purtroppo, ragazzi, non c'è niente da fare. Se manchi qualche uscita, poi se la vuoi recuperare, devi pagare extra. Posso solo dirvi che per questa volevano il doppio dei soldi. Ma grazie a Christian, perché tra di noi funziona così: se c'è la possibilità di concedere una variant, perché non siamo riusciti a recuperarla e c'è la possibilità tra di noi di avere una coppia in più, ci siamo sempre aiutati. Questa qui è la dimostrazione anche con la Silver, infatti l'aiuto di Mauro nei confronti di Christian, che quel giorno lì non era riuscito a recuperarla, e quindi so che in qualche modo Christian dovrebbe essere riuscito a averla anche la sua copia. E niente, ragazzi, questa sera abbiamo visto qualcosina. Ovviamente sono qua da solo, e quindi è stata diciamo una live veloce, organizzata così su due piedi. Ho giusto portato qualcosa da farvi vedere. Se poi volete vedere qualcos'altro, direi, se avete un pochino di pazienza, potrei farvi vedere qualcos'altro e poi salutarci. Se avete un minutino, vi prendo due chicche che per me meritano di essere viste. Mi preparo. Qua. Concludiamo così, dai, con due action figure che a me piacciono in modo particolare, visto che siamo sempre nell'ambito, anzi, possiamo anche recuperare un'altra. Ok. Oggi è proprio spartana la live. No, non era niente di programmato, avevamo in mente altro, ma in qualche modo. Allora, prima vi presento questo fumetto. Ragazzi, questo qua non può mancare. Primo numero di Miles Morales, è appena riniziata l'uscita, e ovviamente non poteva mancare questo adesso lo vediamo subito. Tun tun tun. E a me devo dire che piace davvero tantissimo. Se riusciamo, ecco, vediamo se riesco a farlo vedere. Pizza, 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 dottore. Sì, pizza sì, è stato anche difficile. Se non era per Christian, non l'avrei recuperata, perché purtroppo sono andate a ruba. So che le hanno ristampate, ma senza cartone della pizza. Dopo questo, avervi fatto vedere questo spillato di Miles Morales, non poteva mancare questo, ragazzi. Questa qui veramente a me piace tantissimo. Questa qui è NSH figure di Tamashii Bandai, ovviamente
è nuova, è uscita da qualche mese, veramente, ovviamente raffigura Miles Morales, quindi nei panni di Spider-Man, e devo dire che è veramente molto molto bella. Quindi vediamo se riesco a fare un altro mestiere senza fare disastri, così posso farvela vedere meglio. So che non è facile, non ho una telecamera precisissima, però almeno da avere il senso. Ecco, a mio parere ovviamente è un SH molto bella, molto snodata, posabile senza problemi. Ovviamente c'è una piccola basetta e volendo si può avere il sostegno per poter bloccare da dietro, ma ho visto che in qualche modo si riesce a posizionarla senza utilizzare il blocco all'addome. Ovviamente l'ho posizionata in modo simpatico, quindi mentre saluta e vi colpisce con la ragnatela. Ovviamente senza maschera, mi piaceva più così. E quindi, visto che siamo nell'ambito dei fumetti, ho voluto farvi vedere questa SH figure. Questa qui, a mio parere, è molto bella. Ovviamente, sappiamo che ci sono anche aziende che producono delle figure molto più belle, ma con SH figures di Bandai si riesce qualità-prezzo tante volte a essere contenuti, visto che comunque i prezzi sono lievitati parecchio, e quindi insomma io cerco di meditare su cosa acquistare, però questa qui devo dire che è molto bella, mi dà soddisfazione. Ovviamente in vetrina con la sua basetta, con il suo simbolo, la scritta, rende tantissimo, quindi fa la sua bella figura e quindi devo dire che non mi dispiace per niente, però voglio farvene vedere una ancora, a mio parere, ancora più bella. Adesso la preparo, vediamo se ci riesco. Ovviamente mais lo mettiamo in posizione qua e dopo lo metteremo a posto, se non la distruggo. Questa, a mio parere, è ancora più bella. A me questa qui mi piace tantissimo per come è fatta, davvero spaziale. Vediamo se riesco. Vediamo. Questa, ragazzi, a me piace ancora di più. Vediamo se riesco a rallentare un pochino. Questa, ragazzi, è sempre un SH. Stanno facendo un po' le bizze il mio piedistallo. Oh, ce l'ho fatta. Ecco. Questa qui invece è Gwen Stacy in versione Spider-Man Pure, e questa qui è veramente bellissima. Si fa parte sempre della linea SH Figure, e questa qui è veramente i dettagli e come è fatta, veramente davvero molto molto bella. Quindi ci tenevo a farvi vedere queste due figure. Ovviamente ci sono i fumetti a disposizione sul sito Panini, quindi se uno qualcuno è interessato a seguire la serie e avere le SH, le trovate senza problemi. Infatti anche i dettagli, il colore dei capelli da biondo che sfumano in rosa e la parte dei capelli sotto rasata, veramente bella bella bella. Ovviamente sembra più robusta di Miles. Miles è proprio magrissimo, però questa qui con le scarpe da tennis, tanta roba, proprio bella bella. Infatti la preferisco di più.
E anche qui vi ho portato un paio di SH da farvi vedere per fare finire la live. Ok ragazzi, io ho tenuto la mia piccola live da solo, ovviamente potrei star qui a farvi vedere tante altre cose, però era da preparare meglio, visto che alla fine ho deciso io da solo di venire qui e comunque portare avanti la live. Quindi adesso settimana prossima, sicuramente lunedì prossimo, porteremo qualcos'altro. Vi faremo sapere come al solito che cosa. Ovviamente seguite il nostro gruppo, tutte le rubriche. Anch'io ne ho una, mi spiace, devo uscire venerdì con Retro Games and Games, ma purtroppo sono alle prese con questi esperimenti col computer, sto cercando di migliorare il mio livello di streaming, quindi non ero ancora pronto, però per venerdì prossimo dovrei riuscire a esserci con il mio primo ospite e ovviamente la mia linea di Retro Games and Games. Io con questo direi che vi saluto, grazie per quelle i nostri amici che ci hanno seguito e ci vediamo alla settimana prossima e a lunedì. Mi raccomando, seguite la pagina, mi raccomando, mettete mi piace sia sulla pagina sia sul gruppo, solite raccomandazioni, e per non finire potete vedere le registrazioni delle live su YouTube, quindi mi raccomando, seguiteci. Io con questo vi saluto, ciao ragazzi.